a Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, esiste un monastero maledetto, fonte di numerose dicerie. La leggenda narra che un giorno un pellegrino malridotto bussò alle porte del monastero. I monaci, vedendolo in quelle condizioni, lo ricoverarono sicuri che fosse sul punto di morire. Tant'è che per ben due volte gli diedero l'estrema unzione, ma nonostante tutto sopravvisse. Per sdebitarsi cominciò a lavorare presso il monastero come uomo di fatica, finché non sentì la vocazione. Prese i voti e divenne anch'egli frate. A mettere i bastoni tra le ruote alla carriera ecclesiastica dell'uomo, fu una donna, o meglio, la lussuria che la visione di questa donna gli procurava. Era una contadina del villaggio, che prestava opera al monastero. Con le sue grazie il frate non ebbe molta resistenza. Tra i due si scatenò la passione. La storia, per quanto segreta, non durò a lungo, in quanto alcuni frati si accorsero dei loro incontri clandestini. I frati rinchiusero l'uomo in cella attendendo che si pentisse. Nel frattempo si dedicarono a ogni sorta di sevizia e brutalità per estorcere una confessione di possessione demoniaca alla giovane contadina. Dopo giorni di tortura la ragazza, esausta, confessò di essere una strega e fu uccisa. L'uomo, per vendicarsi, gettò una maledizione contro il monastero e offrì la sua anima al diavolo. I monaci cominciarono a morire, uno dopo l'altro, in maniera misteriosa. La maledizione, a quanto pare, colpiva chiunque si avvicinasse al convento. In paese cominciarono a sparire persone. Qualcuno allertò il reggente, che però ritenne infondate quelle voci, finché a scomparire fu la moglie di un nobile, uccisa nel convento dopo che vi aveva trovato rifugio. Il re intervenne inviando delle guardie che, dopo una sommaria indagine, stabilirono che un assassino agiva in quel convento, accusando il monaco maledetto che nel frattempo, anche a causa della moria di frati, era divenuto il capo della congregazione. Giovanni, così si chiamava il monaco assassino, venne inquisito, e dopo un sommario processo, impiccato proprio a una quercia davanti al monastero. Si narra ancora, che l'anima del monaco vaghi là attorno e minacci chiunque si avvicini.